Andremo ad esplorare quell'area che sta a sinistra della Main Street, Adventureland. E direi che possiamo tornare al parco, andare sulla Chissà se ho bevuto sinistra del dopo la vatro Main magico. Street e inoltrarci verso Jungle Cruise. Chi è che mi chiama? Topolino vuole vederti, te l'assicuro. Ma prima Jungle Cruise. Eccolo qua, il Tiki Room, il ristorante dove ha avuto i primi animatronici a forma di pappagalli, che sono... Eccoli qua. Davanti a noi, ma ritornando qui indietro, davanti all'arco di Adventureland, varchiamolo ed entriamo in quest'area dedicata all'avventura con ciao Aladino. Questo posto è incredibile. E sono stato Entra a nella dare caverna del un'occhiata. diavolo. Comodo. Dopo, no, anche qua ci sono i cast Mi member che chiamo? dicono: dai, vieni, vieni a comprare. No, vi Andiamo prego. alla Jungle Poi Cruise. abbiamo l'Orso Balù del Libro della Giungla, ma adesso davanti all'ingresso di Jungle Cruise entriamo a vivere questa avventura, questa crociera nel profondo della giungla con Jungle Cruise. E la cosa bella qual è? Che per farci collegare come ponte, quindi di collegamento tra il mondo di Disneyland e il mondo dell'attrazione, con me vestito quasi da Van Pelt di Jumanji più o meno, però comunque c'è questa scia che un po' ricorda quella di Stargate. E adesso andiamo al primo, diciamo, capitolo, al primo livello di questo minigioco. Con un piccolo tutorial anche. Benvenuti sulla famosa Jungle Cruise. Grazie. Io sarò il vostro capitano, I'll Be Lost. Intraprenderemo un percorso panoramico in cerca di un gruppo di esploratori scomparsi e di artefatti preziosi. Tenete braccia e gambe all'interno della barca ed evitate, di sporgervi. Così come i cast member che ci dà... Ah, quindi noi abbiamo questo cannoncino che è sempre... Ah, tipo uno Siete Splash pronti, avanza Battle! equipaggio! Signore e signori, Ora, Jungle bambine e Cruise non è bambini, proprio tutti ai come vostri uno posti di Splash Battle. combattimento! La Jungle Cruise originale, dicevo, non ha questi cannoncini, non è uno Splash Battle, è semplicemente un giro in barca all'interno della giungla, un ambiente della Calibrato in giungla pieno! ricostruito, così come era Quell'oggetto Toonga, sembra di stato africano valore! appunto di Salta per Garland. afferrarlo, se ci riesci! Ok, ho preso qua la moneta di inestimabile valore, però che mira che c'ho. Vabbè, Calibrato in pieno! Mi dai, fa piacere! sto Allora il migliorando. cannone lo affido? Gli esploratori smarriti hanno rinvenuto una preziosa armatura di Machu Picchu. Potrebbe essere Quindi noi dobbiamo trovare importante? questi Difficile esploratori dirlo se non smarriti, sappiamo dove stando ci attenti troviamo. ovviamente ai pericoli della giungla, ma ne prendo qualcuno di questi? Ah sì. Ah, dobbiamo anche da bere agli ippopotami quando Chi ci l'avrebbe mai compaiono, detto, eh? che Hanno ci danno anche le sapienza. monete. A proposito delle monete, presa. Ed entriamo nel tempio. Entrato in pieno! Un tempio che Sulla mi mia ricorda mappa, qualcosa di questa Jungle zona non è Rapids, più o segnata. meno. Però abbiamo un passaggio segreto. No, volevo passare da di là, Sensazionale! vabbè. Sei la punta di diamante di questa ciurma! Grazie, troppo La perla buono. più preziosa! Arrivano! Metteli in fuga con i cannoni! Ma chi arriva? Ah, gli ippopotami! Cos'è, ha preso la scusa di dirmi degli ippopotami per non farmi più complimenti che non sapevo più Meglio quali non farsi inventarsi? attaccare Vabbè, dagli preso. ippopotami! L'assicurazione non paga! Ah, quindi se noi non diamo da bere agli ippopotami ci attaccano. Allora diamogli da bere, mi sembra giusto. Quello sarà un carico di valore! Se riuscirò a mandare avanti la barca, dicono che ogni minuto le cascate di Schweiz Ah, gli riversano più acqua di quanta una persona possa esploratori. bere in tutta la vita. Una scoperta difficile da mandare giù. Che succede? Ah. Quindi che dobbiamo fare adesso? Ah, così proprio. Pensavo ci fosse un pericolo così, ma meglio, meglio, andiamo avanti. Queste rapide stanno diventando piuttosto impetuose. Vorrei poter dire lo stesso di te. Sensazionale! Sai, avrei potuto pensarci prima. Avremmo potuto salvare qualche barca. Ho preso. Ma quando è che ho preso quella cassa? Entrato in Non pieno! me ne sono reso Mi fa conto. piacere! Allora il cannone... Hai preso un gingillo! Io ho ricevuto un bel raffreddore! Salute, buon uomo.
Il trucco qual è? Tenere il getto sempre acceso, così almeno... Ho provato un segreto. Dicevo, il trucco è tenere il getto sempre acceso, così almeno quando mi giro qualcosa prendo. Sento degli elefanti. Ma è un gioco, infatti. Cioè, la guida fa come se fosse un gioco, ma è un gioco. Inception di giochi. E questo elefante fa tantissimo villaggio, cioè, un villaggio. Sta parafrutando Tinga di Garland. Giù. Ah, che tra l'altro questi elefanti poi ti schizzano anche acqua. E quindi dobbiamo scendere per... E il dettaglio delle goccioline sullo schermo, stupendo, che sembra veramente come se ci fossimo lavati noi. Che non so quante volte entro su un'attrazione dove ci si bagna. E quando arriva lo splash, la telecamera ha praticamente queste gocce qua. Qualcuno ha del sapone? Questi animali hanno bisogno di un bagnetto. Ma queste casse quanto fanno Crash Bandicoot? No, no, adesso volevo prendere questa. No! Mi ha preso, niente, ma lavato. Se fa caldo soprattutto meglio, in un parco divertimenti quando fa caldo bagnarsi in un'attrazione acquatica è sempre il top. Non l'ho neanche sentita quella battuta che hai detto prima, tra l'altro, vabbè. Sei entrato in pieno! Mi fa piacere, allora il cannone lo affido agli esploratori! Eccoli! E quindi devo prendere il rinoceronte. Salutiamoli, laviamoli anche un po'. Lì da Mickey! Non molto hidden. Io direi prendiamo il passaggio segreto. Se riesco ad aprirlo. Riuscito. Che sembra nei Fertiti quella testa lì un po'. Lui pira. Che mi ha anche preso, tra l'altro. Cosa sto facendo? Sto saltando, sto. Vabbè. Stavo saltando. Io direi di riprendere il passaggio segreto. Preso. 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 Ah no. Oh sì. Sei molto gentile a fare un po' di pulizia in questa giungla. Grazie. Arrivati! E adesso, dopo aver fatto questa crociera in questo fiume, prendendo 3 segreti su 4, è meglio di niente, però stelle piene. Andiamo al villaggio dei nativi. E qua noi dobbiamo ballare insieme ai gorilla, nonché difenderci dai gorilla, perché i gorilla ci fanno ballare e poi dobbiamo difenderci, lo scopriremo praticamente adesso. Raccogliete le vostre cose e preparatevi a sbarcare. Ora! Così? Ma potevi anche fermarla la barca? Accidenti, la barca è partita senza di noi. Quanto siamo sembra Milo di Atlantis questo qui? È da pazzi. E questo è Van Pelt di Jumanji, in pieno. Ma è scomparsa. E anche la tua barca. Forse possiamo trovarne un'altra al villaggio. Però temo che ci sia uno stuolo di gorilla che ha fatto scappare tutti. L'armatura. Sono preziosissimi. Dobbiamo trovare un modo per salvare quelle reliquie. E ovviamente mandano avanti me. Però dobbiamo premere quel tasto che ci dicono nel momento giusto. Un po' come Baila di Enrico Papi, dove praticamente dobbiamo fare un passo nel tempo giusto, prima che il tempo scada. Sembrano divertirsi, speriamo che non si rendano conto che le maschere stanno per cadere. Non so se si sente io che pigio compulsivamente sulla tastiera. Ah, cioè li hanno fatti schizzare via così, vabbè. Spara la frutta! Ah, ok. Giù! Giù! Ah, non mi avevo neanche preso. No! Non l'avevo visto. Un punto per te e un frutto spappolato per lui. Poi ci sono queste riprese cinematiche in prima persona davvero stupende. Wow! Un colpo ben piazzato! Visto! Giù! Fresca preso. Dovrebbe far bene, ma non in questo modo. No, ste battute qua no, ti prego. La frutta fresca potrebbe far bene, ma non in questo modo. E questi? Ah, sono quelli che ballano. Grazie, mi applaudono anche loro. Ok. Ma se dovessi sbagliare cosa succede? Tipo... Ah no,
Perché quando voglio sbagliare non sbaglio, quando non voglio sbagliare sbaglio? Un po' c'è la tastiera che mi ci manda con tutto quello che premevo là. Ma quindi c'è ancora da ballare. Ah, di. Se voglio quando li faccio ballare li faccio un tontino un po'. E quindi si indeboliscono e lanciano le robe. Ah, e via. E se ne vanno via così. Altra ripresa cinematica. E qua la situazione... In effetti, lo siamo. E allora credo non giusto loro. Adesso lo prendo subito. Così almeno... No! Mi hanno preso! Ma lanciano le robe! Cioè lanciano la frutta! Giù! Tagliamo la corda in silenzio! Un punto per te e un frutto spappolato per me. Giù! No! Ero convinto di riuscire ad abbassarmi in tempo. La frutta fresca dovrebbe far bene, ma non in questo modo. Dai, ste battute. Proprio tu lo dici. Che poi dico, ma ste cose qua, tiratele a chi fa ste battute, non a me. Guarda Fede, con tutte le battute che vai in giro a dire, fanno bene a tirarti dietro le cose. Te lo dico, me lo dico da solo anche. Sono sempre proprio lesso da ste battute. E lì quelle canoe che fanno tantissimo tuga. Non mangiate le munizioni. Un punto per te e un frutto spappolato per lui. Ho provato un segreto. Ma poi i segreti in base a cosa ti arrivano? In base a quanto... Cioè escono a random o in base a quanti progressi puoi fare? Giù! Ah, forse in base a quanti progressi puoi fare. Ma io sono esausto. No, non ho voglia di giocare, voglio di attaccare, è diverso. Un buon lancio! Anche sapori. Ah, posso anche prendere le casse così... Ah, giù! Così a caso, meglio. Perché non me ne ero accorto? Adesso ripartiamo dall'inizio e riprendiamo le casse, non scherzo. Forse così si metteranno a mangiare invece di attaccare. Ti vogliono sfidare a un altro round. Ti converrà essere veloce. Sembrano sapere il fatto loro. No. E adesso che ho sbagliato? Ma dai, ma ti tiro una cosa se sbagli! Sei vero? Com'è umano lei? Cioè... Grazie. Grazie. So che apprezzare. Adesso guardate questo. No! Chiedo scusa per prima. Ma dai, ho chiesto scusa, ma... Non ci siamo, però hai lo spirito giusto. Lo spirito giusto. Te pensa se avevo lo spirito sbagliato? Sensazionale! Un salvataggio sbalorditivo. Modestamente, vai. Fai attenzione, quelli sono pezzi da museo. Ma sono loro che li lanciano, non io. E direi che per il momento ci possiamo fermare, ma l'avventura non finisce qui. Infatti vi aspetto domani qui sul canale per l'ultimo capitolo di Jungle Cruise, dove andremo ad affrontare le rapide di un fiume in piena. Quindi l'appuntamento per domani. Ciao belli!